Intanto buongiorno, grazie per l'invito, scusatemi per la voce che ho perso ieri e cercherò di fare il mio meglio per farmi ascoltare anche in fondo. Io vengo sempre a Portici, un grande piacere, organizzate sempre incontri importanti, avete svolto un ruolo molto molto significativo durante la campagna referendaria. Non vorrei però sottrarmi, diciamo, al ruolo e quindi alla definizione, come dire, concettuale giuridica di bene comune. Nello stesso tempo però non vorrei neanche, come dire, fare un approfondimento tecnico, ecco, perché vorrei semplicemente dire che la nozione di bene comune si stacca in maniera forte, violenta, diciamo, dalla nozione di bene pubblico in un certo momento storico. Noi soffriamo, diciamo, di una, e lo dico con grande tranquillità, soffriamo di una dimensione costituzionale, diciamo, del concetto di pubblico che ci strozza all'interno del binomio sovranità-proprietà. Questo binomio sovranità-proprietà, che è un binomio costruito sulla base spesso anche di finzioni giuridiche, perché il concetto di sovranità popolare è un concetto, è una fictio iuris, è una finzione forte giuridica, ha fatto sì che la proprietà pubblica, anche pubblica, ovviamente privata, ma anche pubblica, fosse progressivamente intesa, diciamo, come un bene da porre potenzialmente sul mercato, quindi all'interno di una logica commerciale, all'interno di una logica mercantile. Cioè, voglio dire, la dimensione pubblicistica e quindi il rapporto tra soggetto pubblico e proprietà pubblica e bene pubblico, così come anche, diciamo, costruita nell'ambito della nostra Costituzione, non ha consentito una tutela effettiva dei diritti fondamentali strettamente collegati e connessi al bene pubblico in quanto tale. Nel momento in cui si capisce questo, cioè che si vive sempre più, diciamo, nell'ambito di una visione individualistica, escludente, all'interno di questo binomio sovranità-proprietà, in cui il sovrano, che sia il Parlamento, che sia, diciamo, esercitato attraverso il tridunion, diciamo, tra cittadino e Parlamento e quindi i partiti politici, a un certo punto svolgono, come dire, un ruolo di dominio assoluto su beni, dove la cosa che rileva di questi beni non è tanto il rapporto tra dominus e bene, ma tra bene e esigenze e diritti fondamentali che il bene deve soddisfare. Se noi purtroppo restiamo chiusi in questo concetto invece di dominus bene, quindi sovranità bene, quindi sovranità proprietà, non rileva assolutamente che la proprietà sia pubblica o privata. Ancor più questo si capisce quando entriamo in una logica aggressiva di processi di privatizzazione, e quindi il soggetto pubblico, titolare, proprietario del bene pubblico, non è più garante, diciamo, del soddisfacimento dei diritti fondamentali che il bene deve soddisfare, perché in quanto dominus, in quanto dominus sovrano e non controllato dai cittadini, quindi poi vediamo il concetto di cittadinanza attiva, diventa il padrone assoluto e quindi pone sul mercato beni, ritenendoli appunto beni di appartenenza sua e solamente sua. Ecco, per questo il tema del bene pubblico, il concetto di bene pubblico, a un certo punto, in particolare dal punto di vista politico, ma noi come giuristi abbiamo cominciato, diciamo, a affrontare, a sentire le esigenze, quando ci rendiamo conto che il modello pubblicistico di derivazione francese, non lo stato amministrativo francese, non sono assolutamente più in grado di governare, non sono assolutamente più in grado di far sì che quei beni potessero essere strettamente collegati alle fasce di utilità che quel bene deve esprimere. Tuttavia ci troviamo in grande difficoltà, perché, ripeto, la Costituzione è comunque costruita, diciamo, intorno al concetto di bene pubblico, è comunque costruita su questo binomio
sovranità, proprietà, dove appunto già all'articolo 1 troviamo questa finzione che la sovranità appartiene al popolo, in realtà il popolo viene svuotato, quindi i cittadini vengono svuotati assolutamente di significato, quindi è una grande finzione dello Stato liberale borghese che consente a costruire un regime ordinatorio che soffoca appunto i diritti fondamentali, che soffoca in particolare tutti quei diritti che per essere soddisfatti devono collegarsi al bene. E allora però ci troviamo dinanzi a dei problemi oggettivi, cioè ci troviamo dinanzi a questo sistema ordinatorio borghese, liberal borghese, questo sistema che soffoca, però è quello, cioè il codice civile è quello. Il codice civile è quello che sono gli articoli che si occupano appunto della proprietà pubblica e dei beni pubblici in una visione demaniale, dove però appunto il dominus è il proprietario pubblico e non è limitato da un'azione, da una parte della cittadinanza attiva. Io penso concretamente ai regimi concessori, cioè i regimi concessori sono la massima, come dire, formula di ipocrisia, perché pongono in essere quello che noi contrastiamo da anni, cioè la dicotomia proprietà-gestione, ovvero fanno sì che i regimi concessori, che il vero proprietario non sia appunto il proprietario formale, la proprietà formale che ci porta e ci proietta in una logica ovviamente di democrazia formale, ma che il vero proprietario appunto sia piuttosto il gestore, cioè colui il quale ha la concessione del bene, ha la concessione del servizio. Perché? Perché attraverso il regime concessorio il gestore ne diventa, come dire, il vero proprietario, ne determina la gestione appunto, i piani industriali, i piani tariffari, lo sfruttamento, e si gioca moltissimo, diciamo, sul piano del regime concessorio. Perché? Perché il regime concessorio è stato in particolare in Italia utilizzato come sfruttamento dei beni comuni. Io non penso solo all'acqua, ovviamente, penso solo all'acqua minerale, io penso anche, alle spiagge, penso alle radiofrequenze, penso alle camere, penso a tutti quei beni dove, i trasporti, ma io penso a tutti i servizi pubblici essenziali, ma io direi allora penso alla conoscenza, penso all'università, insomma, penso alla formazione, all'informazione, cioè tutti quei beni materiali e immateriali che diventano appunto progressivamente ostaggio di un regime concessorio e dove il concetto di bene pubblico, di proprietà pubblica non è assolutamente garanzia, anzi determina quella che si può definire la contaminazione pubblico-privato, con tutte le sue forme degenerative, e tra le forme degenerative io ci metto le spa pubbliche, che sono delle forme di degenerazione. Io mi auguro che il 26 si esca da questa ambiguità a Napoli con il completamento di un percorso politico-amministrativo, mi auguro che il Consiglio Comunale approvi definitivamente la delibera di giunta che determina la trasformazione della SPA pubblica appunto in soggetto di diritto pubblico, ente pubblico partecipato appunto con i cittadini, le contaminazioni delle società miste, l'utilizzo, voi mi dite quando il tempo, perché non ho preso l'orologio, avete un quarto d'ora, mi avete assegnato, e quindi diciamo, tutta questa, tutti, diciamo, una serie di rapporti e di zone grigie. Allora ci troviamo dinanzi a questo sistema ipocrita, questo sistema di un ordine imposto dall'alto, di un sistema che rimane vincolato, ripeto, nel rapporto dominus bene. Un primo tentativo per scardinare, diciamo, questo sistema fu esercitato attraverso il ruolo di una commissione governativa che lavorò durante il periodo del governo Prodi. È una commissione presieduta dal professor Stefano Rodotà, e che era stata proprio incaricata, diciamo, di modificare il codice civile, ovviamente con tutti i limiti però di un sistema costituzionale che io ovviamente, ecco, vorrei uscire però, ecco, da vorrei essere chiaro sul punto. Ovviamente la Costituzione è un testo, ancora rimane per noi un testo fondamentale, tuttavia c'ha
questa, ripeto, questa zona grigia, diciamo così, su questo rapporto che dicevo prima. Allora, per fare questo, noi abbiamo intanto lavorato all'interno di questa commissione, io sono stato l'estensore proprio della parte relativa ai beni comuni, per introdurre nel codice civile la nozione di bene comune. Per introdurre la nozione giuridica di bene comune occorreva ovviamente uscire dal concetto di titolarità del bene, o meglio, diciamo, parlare di una titolarità diffusa e quindi parlare di appartenenza collettiva, cioè di beni che fossero appunto di appartenenza collettiva e che non fossero appunto necessariamente ricondotti al pubblico o privato, ma che fossero appunto ricondotti alla collettività, ai cittadini. Ovviamente quindi si esce dal concetto di proprietà, da una visione individualistica, escludente di tradizione romanistica, per entrare in una visione di soggettività diffuse, o meglio neanche soggettività, diciamo di appartenenza appunto collettiva. Si pone ovviamente un problema di gestione, è quello che noi stiamo affrontando concretamente, no? E con queste esperienze dalla teoria all'azione politica, anzi dalla teoria alla pratica e all'azione politica. Problemi concreti significa limitare concretamente il potere del soggetto pubblico, come attraverso, a questo punto, non più una commissione pubblico-privato, ma attraverso una commistione tra soggetto pubblico e cittadinanza attiva. Cioè l'unico strumento, diciamo, reale per gestire beni di appartenenza collettiva, e quindi al di là della proprietà pubblica o privata, è quella di far sì che i cittadini attivi, cioè a cui appartengono i beni, siano responsabilizzati non solo in una fase di controllo esterno, non solo in una fase di iniziativa e di proposta, non solo in una fase di scontro e di conflitto, tutte fasi ovviamente necessarie, perché la partecipazione non può che nascere dallo scontro, un po' che nasce dall'antagonismo, un po' che nasce dal conflitto, un po' che nasce dalla resistenza, un po' che nasce dalla disobbedienza. Ovviamente a tutte queste fasi occorre poi, e queste sono fasi tutte obiettivamente necessarie per la partecipazione, poi c'è la proposta, poi c'è il controllo, ma diciamo più c'è bisogno della gestione, c'è bisogno che i cittadini, diciamo, possiamo anche parlare di controllo attraverso la partecipazione, o controllo attraverso la partecipazione e gestione. Per far ciò, poi dopo ci sarà credo la seconda parte, diciamo, dell'intervento, per far ciò è necessario declinare la nozione del bene comune con il concetto di partecipazione. Cioè io ritengo in questo momento storico la categoria dei beni comuni e quella della partecipazione attiva, di cittadinanza attiva, siano degli strumenti necessari, una sorta di grimaldello necessario per scardinare il binomio sovranità-proprietà. Ecco, se non si esce da questo binomio sovranità-proprietà, la sovranità quindi la erodi dal basso, la limiti dal basso, come appunto l'erosione dal basso della sovranità attraverso una compressione del concetto di sovranità pubblica, includendo, o meglio, facendo partecipare i cittadini attivi nella fase di gestione, tant'è che il modello di gestione che noi proponiamo per Napoli è appunto il modello in cui l'organo di gestione, il consiglio di amministrazione, non ci sono solamente tecnici, ecco, la dimensione tecnocratica, no? Che poi, come dire, la continuazione, la rappresentazione spesso della discrezionalità politico-amministrativa, ma nel consiglio di amministrazione ci sia anche espressione della cittadinanza attiva e quindi espressione rappresentante delle associazioni ambientaliste, del forum, cioè persone che si siano selezionate attraverso un percorso difficile, percorso di formazione, informazione permanente, come abbiamo detto, attraverso lo scontro, ma che si siano appunto selezionate, autoselezionate e che possano in quel momento partecipare attivamente alla gestione di un bene che è un bene appunto di appartenenza collettiva. Accanto ovviamente si possono prevedere, cosa che abbiamo previsto noi per la gestione dell'acqua a Napoli, e prevedere comitati di sorveglianza e quindi partecipazione e gestione e partecipazione e controllo. Tutto ciò è
possibile, diciamo, è realizzabile se c'è la volontà politica di farlo. Siamo riusciti a, come dire, anche a uscire da un'altra ipocrisia, cioè che il sistema delle privatizzazioni, non parliamo di liberalizzazioni, ma di privatizzazioni forzate, fosse imposto dal diritto comunitario. Siamo riusciti a dimostrare esattamente il contrario, che anzi il diritto comunitario in un'altra interpretazione può costituire addirittura la base giuridica per valorizzare il più possibile i livelli di governo più vicini ai cittadini, che sono quelli che devono definire la natura e la qualificazione del servizio e definire il modello di gestione. Grazie.